Il mio incontro con Piero Giorgio Verbi è stato un incontro tra artisti, cioè appunto mi diceva Cosimo prima, leggendo il libro, io ho incontrato la letteratura, ho incontrato la poesia, ho incontrato un uomo, ho incontrato la vita, come se avessi fatto un incontro con Shakespeare, con Molière, o con Cechov, ho incontrato un autore che mi ha molto interessato, mi ha colpito. Ci sono entrato lentamente, ci sono entrati in sintonia con Francesco e Luca Morricone. Abbiamo estratto dal libro tutto ciò che riguardava la vita non legata a scelte, alle battaglie politiche, ma solo la vita vera, i rapporti familiari, gli amori, la tossicodipendenza, la famiglia, la madre, il padre, perché mettendo in scena questa vita in modo così poetico, ci sono momenti lirici splendidi, pezzo col padre, quando parlo col padre mi sembra Cechov, in contrasto con quello che gioca un contrasto così forte con quello che la gente conosce di Piergiorgio Verbi, che automaticamente fa capire quanto sia stato necessario il gesto di Piergiorgio per tutti, no? Proprio un regalo, perché qui diventa veramente evidente, vedendo lo spettacolo, e questo ho sempre avuto coscienza, che Pier Giorgio era legatissimo alla vita, amava la vita, e l'ha vissuta fino all'ultima goccia, fino all'ultima stilla, fino a quando, io so, si sono guardati negli occhi con Mina e si sono detti: cosa possiamo fare d'altro? Abbiamo fatto tutto. E qui il pubblico che vede lo spettacolo si rende conto che Piergiorgio Verbi non è soltanto quello che ha conosciuto attraverso i media, ma è un universo che è degno di stare insieme ai grandi della letteratura. Potete ascoltare, ma dall'applauso qui del Teatro dei Conciatori di Roma si capisce che siamo d'accordo. Martino, ti è piaciuto sto spettacolo? Buonasera. Devo dire che non ci siamo messi d'accordo, quindi io non so dove andremo a parare. E siccome con Mina non abbiamo mai parlato dell'argomento di Welby, la questione Welby, almeno io mi sono sempre sottratto, sebbene tu anche delicatamente mi sollecitassi, mi provocassi in alcune circostanze, ma ho sempre cercato di menare il campo in aria, se non per questioni generali. Però stasera, grazie anche al monologo, di solito a me i monologhi non piacciono, devo dirti, perché a me piacciono i dialoghi desultori, perché già siamo in un regime politico di monologhi in cui ciascuno se la canta e se la suona, per cui almeno al teatro è meglio il dialogo desultorio. Però tu sei riuscito a rendere un monologo molto vivace, quindi da questo punto di vista grande maestria e congratulazioni. Qual era la domanda? La domanda è, come vedete, la prendo un po' alla lontana, ma io che lo Ah, mi conosco, preparo, adesso ti devo fare la domanda secca, però mi piaceva di più capire se ti sei un po' emozionato o se ti sei rivitalizzato, perché quando si esce da questo teatro dopo aver visto Certenia, la gente è adrenalinica, non so perché, a te che mi sento da fare. No, il teatro per me, sì, questo teatro rientra nell'ambito del genere del teatro, deve indurre più semmai a fare delle domande. E la domanda che invece io farei a te, farei ai nostri amici presenti, Il mestiere giornalista è un disastro. no, perché è facile fare le risposte, il problema è fare le domande giuste. E la domanda che farei a Mina, a voi tutti, a te, è questa: se Pier Giorgio fosse morto oggi, si è parlato del Presidente della Repubblica, che ha il suo ruolo costituzionale, istituzionale, tra l'altro, dottore, non sempre lo si può commisurare con pareri di giuristi che non sono costituzionalisti, come Rodotà, che Rodotà è un civilista e non un costituzionalista. Però la domanda che vi farei è questa: se Pier Giorgio fosse morto oggi, ci sarebbero stati i funerali?
Ecco, questa è la domanda che ti volevo fare, ma tu te la sei fatta da solo e allora adesso ci rispondi. Secondo voi? Sì. Sì. E perché? Perché il cardinale Martini? Perché il cardinale Martini ha rifiutato l'accanimento terapeutico e altre. E anzi, perché. Hai ragione, perché siamo arrivati a questo punto anche grazie a Pier Giorgio Welby. Quindi se lui fosse morto oggi, probabilmente molte discussioni, molti percorsi non sarebbero stati fatti. Però se la Costituzione prevede la rinuncia all'accanimento terapeutico, per quale motivo tu mi devi vietare il funerale? Infatti chiudo lo spettacolo con uno che bussa alle porte del paradiso, perché non trovo che anche la non sia ancora chiusa la questione. Io aspetto, l'ho detto anche l'altra volta, che un giorno o l'altro facciano i funerali a Pier Giorgio Welby. Ecco, e tu aspetta adesso la domanda della faccia. No, io voglio dare la risposta, perché la risposta non c'è stata. Cioè è stata una risposta, se vogliamo, un po' generale, ma io vorrei essere più preciso. Non il cardinale Martini. La realtà è che i funerali a Pier Giorgio furono negati dal cardinale vicario di Roma, Camillo Ruini, per una questione eminentemente politica. Tanto è vero che la politica è quindi transitoria, che oggi io posso dire con certezza, con quasi assoluta certezza, che i funerali ci sarebbero, perché a Soglio di Pietro c'è un gesuita come il cardinale Martini che ancora più di Martini si spinge avanti perché ha il potere di farlo. E la questione del funerale di Pier Giorgio non atteneva nessuna questione dogmatica, perché per esempio qualche mese dopo su una rivista cattolica, Vita e Pensiero, dell'Università Cattolica di Milano, mica della Luca con una succursale della Luca Coscione o dei radicali, Quaderni Radicali o di Radio Radicale, uno dei massimi studiosi di filosofia antica, Giovanni Reale, docente alla Cattolica di Milano, stimato da Wojtyła e da Ratzinger, e stimato sapete perché? Perché come massimo interprete di Platone si era occupato di queste questioni. E siccome, tra l'altro, lui, Reale, aveva messo in connessione Platone col massimo teologo morale del Novecento, che è stato Bernard Herring, redentorista, Bernard Herring, riguardo sia alla questione dell'embrione, sia riguardo a questo accanimento terapeutico, aveva delle idee ben precise che non collimavano con quella che era la dottrina maggioritaria della curia romana. Quindi oggi i funerali ci sarebbero perché la questione non attiene a nessun dogma di carattere cattolico, ma attiene appunto a quello che Papa Francesco definisce come la misericordia, termine molto impegnativo e per certi versi anche pericoloso, perché se noi applichiamo la misericordia sul campo politico, per esempio, un modo per dire, in termini un po' napoletani, chi ha avuto e chi ha dato il fatto. Però il clima politico, è cambiato, guardate, da questo punto di vista, ma il clima ecclesiologico e anche le vicende teologiche sono cambiate. E difatti questo Papa che cosa dice? Dice a Bagnasco, il successore di Ruini, è finita la cuccagna. Adesso eleggete voi il vostro capo e siete responsabili delle vostre scelte, perché è vero che siete vescovi della conferenza episcopale in cui il Papa è primate, ma voglio che siate voi a decidere sulla base del principio di sussidiarietà. E nel momento in cui la Chiesa si è espressa in forma collegiale o anche solo collettiva, le decisioni sul piano non dogmatico ma su quella che attiene alla sfera delle opinioni, beh, su questo la Chiesa spesso ha dato lezioni alla politica, è stata antesignana, è andata avanti. E quindi
Ho risposto alla domanda. Sì, hai risposto, grazie, anche perché è chiaro che saperne tante qua, diciamo, cosa veramente accade, conoscere tutte queste cose è importante, però ci dà ancora un'altra sensazione che è sempre quella. Quante cose si dicono e quante cose si fanno all'insaputa magari di chi semplicemente è lì sul letto che sta cercando una risposta alla propria esistenza. E allora a questo proposito mi piace più. Grazie, e dico pochissime cose. Io porto avanti un'eredità. Pier Giorgio l'ultimo giorno mi ha detto: tu stasera non piangere. Questa cosa io la porto con me, e quando piango, piango da sola a casa mia. Io oggi qui ho tenuto duro. Mi ha detto: tu sei un soldatino, il canimano deve andare avanti. Queste sono tutte parole sue, esattamente, molto corte, dell'ultimo pomeriggio. Il canimano va avanti. E oggi qui ha vissuto nel corpo di Emanuele non solo la sofferenza di Pier Giorgio, ma dell'umanità. Io questo lo sentivo già quando ho letto il libro, ancora prima che tu venissi a casa mia insieme a Giorgio Lafon, e insieme a Carla ne abbiamo parlato. Io dentro di me sentivo questo, che questo sarebbe stato realizzato, e te l'avevo chiesto, infatti l'hai fatto veramente in modo egregio. Però sono delle cose, sono delle decisioni politiche, e io lo confronto con i giovani classici, il mio amatissimo Schiller, quando ha messo in scena Die Räuber, cioè in, come si dice in italiano? Non lo chiedere a noi! Non c'è tedesco, ma si come? Sì. E quindi è questo, lui ha dovuto fuggire, tu non devi fuggire, però sei silenziato, e questo è il modo di trattare oggi le tematiche difficili. Io ieri avevo pensato: ma guarda che cosa ti hai chiesto, se lui avesse potuto farlo per conto suo, senza che io avessi chiesto di fare anche un'azione politica dentro al teatro, comunque lo sarebbe diventato, perché tu lo sentivi e lo hai interpretato egregiamente. Però io credo, in questo piccolo circolo dove siamo noi tutti insieme, credo possiamo cominciare a portarlo noi avanti, e dobbiamo fare i soldatini, come diceva Pier Giorgio Welby, i calibani vanno avanti. Fango, cattivi, scomodi, puzzolenti, ecco, io spero che Bergoglio dia un po' di misericordia. Grazie.